Bene. Benvenuti. Benvenuto. Quanti, se ci sono, si sentono ridicoli a fare mantra? Cioè a pronunciare quello di Yao o si sottraggono dal fare il lavoro di mantra? C'è qualcuno? Nessuno non è... Posso dire una cosa? Sì. Allora, praticamente, come stavo dicendo prima, le ultime volte, non la volta scorsa perché l'abbiamo fatto, però questa e le ultime due volte, sì. Io mi sento, mi batte il cuore troppo forte, mi agita, mentre le prime volte riuscivo comunque a staccare, a rilassare. Questa volta voglio stare forte, perché è una cosa che non riesco a tenere la bada. Pensa che... devo mettere tre pezzi per capirci. Un pezzo è le tensioni, un altro è realtà, diciamo biologica, e il terzo me lo sono dimenticato, non mi verrà niente. No, perché tanto è collegato. Allora, il terzo è questo, IAO, perché voglio spiegarvi la funzione di questa cosa. Le tensioni, che cos'è che genera tensione nel nostro corpo? Prima, perfetto, lo stato emotivo. Cioè l'emozionale è ciò che poi, cioè la conseguenza finale dell'emozionale è che c'è tensione nel corpo. Lo stato emotivo è generato da come penso o sistema SR, rincoglionitivo. Eh sì, perché quando voi leggete nei testi, no? E si parla di aggregato psichico. La parola è chiara, ma noi non la collochiamo mai, perché sostituiamo il concetto di aggregato psichico con la parola io o / ego, e quindi non la capisco più, perché che cos'è l'io, che cos'è l'ego? Nessuno può spiegare agli altri che cos'è Matrix. Se è reale questa cosa, non è spiegabile. Può essere solo sperimentata. Sia che sia quella cosa che vi diceva la volta scorsa Albani, Eyes Reye sarebbe in ebraico. Io sono quel che sono e quel che io sono, sono. Cioè, quindi... sia che è il Dio di cui vi parlava, cioè colui che è io sono, sia che sia l'artificio, l'apparato formatorio, come lo chiama von Gurdjieff, o il demone, è quello che vi pare. Anche qui interessante, la parola demone si usa in informatica per individuare un programma che lavora sotto. Non è un qualcosa che tu vedi, è un processo che sta lì e continua a gestire uno spy con tutte queste cose qua. L'emotivo è un demone, è quello il demone. È un demone che lavora sotto e tiene in tensione il corpo. Se vi ricordate, l'altra volta, no? Carovani diceva, quando ho capito chi sono, o per quindi individuato che cos'è questa roba qua, se sono questo o sono quest'altro, quello che è anche importante capire è cosa sono, cioè qual è, almeno in termini teorici, la struttura interna dell'essere umano.
Per struttura interna intendo dire le funzioni. Le funzioni di questo ente che noi chiamiamo umano o essere umano. Le funzioni le abbiamo individuate come pensiero, sentimento e sensazioni. Questa è quella cosa che noi chiamiamo psiche. Intendendo ciò che anima, ma non anima, animos, aria, ma ciò che anima, cioè ciò che lo motiva. Psiche, qui dobbiamo capire che... noi, il problema è quello, usiamo la parola anima per ogni salsa. È come il grana, lo mettiamo dappertutto. Stiamo diventando come gli inglesi, che mettono la marmellata sugli spaghetti. Cosa c'entra sta roba qua? Sugli spaghetti va il pomodoro. Allora, questo concetto di anima ha a che vedere con la parola motiva. Motivare, muovere. Capisci? La tua intenzione, questo è a questo livello. A un altro livello, che è quello biologico, sensato, noi ci troviamo territorio, riproduzione, cibo, che sono le funzioni di questa materia, cioè dell'animale, essere umano, l'animale umanoide, che ha intelletto, cioè tutte queste potenzialità. Ragazzi, è questo il demone che vuole ritornare in superficie, eh? Ma avete fatto impazzire la volta scorsa, proprio, io tanto le immaginavo, quando diceva le immagini e voi vi immaginavate Constantine con questi con le corna che vogliono venire in superficie. La Terra, nel suo processo o ciclo evolutivo, a un certo punto produce quelle condizioni adeguate tali a far sì che possa comparire sulla sua superficie una entità, un ente nuovo, sempre appartenente per una parte agli animali, ma diverso, perché è diverso l'uomo. Se questo l'animale, abbiamo detto che è il demone, il diavolo, è evidente che l'essere umano, quando compare sulla faccia della terra, scalza via tutti, li sfratta. Come fa a ritornare l'animale? Dovete capirlo, è concettuale. L'animale in quel senso è tutta la vita organica, cioè la natura di mantenimento, attraverso queste logiche. Cerca di ritornare a casa. Quando ti parte l'emotivo, hai perso il controllo. Vi ricordate, altra parolina magica, controllo. Se il controllo non è nelle tue mani, è nelle mani di qualcos'altro. Siccome questa cosa non è un punto di partenza, ma è un intermediario, perché il punto di partenza è qua, nel pensiero, perché è il pensiero l'elemento più elevato che caratterizza l'essere umano. L'intelligenza, ragionare invece che riflettere. Che vuol dire ragionare? Utilizzare la ragione. Attenzione, perché ragionare non è un'operazione mentale associativa o chissà cos'altro voi vi potete immaginare, l'applicazione di una formula analogica. Sì, certo, la parola ha a che vedere anche con calcolo, ma anche misura. Non sono queste le parole che usavo l'altra volta. Quindi ragionare ha a che fare con lo spiegare, ma lo spiegare, se è privato di quel particolare stato interno, diciamo così per usare uno schema, perché non è interno, essendo totalmente immateriale, non è né fuori né dentro, è che è la coscienza, con o com e scienza, scia. Con scienza, la scienza è il sapere, sapere è conoscere,
Conoscere è gnosi. Come arrivo a conoscere? Con l'esperienza. È che a un certo punto non c'è solo lo specchio nel quale mi rifletto, ma compare un punto di osservazione che mi permette o no, e lì non lo può decidere nessuno, se io arriverò a capire o meno quella tal cosa. E il capire e il conoscere vuol dire proprio aver fatto quel lampeggio lì, quel flusso luminoso. Torniamo all'aggregato, perché me ne sono un po' andato, ma voglio tornarci. L'aggregato è in realtà, alla fine, tutte quelle connessioni, diciamo neurali ma non è corretto, diciamo che il riflesso materiale sono le connessioni neurali, per quello che vi diceva l'altra volta, dovete aumentare le connessioni. Ma la connessione di per sé non è niente, non è la connessione che pensa, è che grazie all'aumento delle connessioni posso esprimere maggiormente questo valore. Se sono irrigidito, sclerotizzato, sempre nelle stesse piste, negli stessi binari, continuerò, che io penso o non penso, genererò continuamente, a causa dei miei aggregati psichici o costrutti mentali, sempre la stessa varietà, che non varia molto, varietà di stati emotivi. Definiti da cosa? Vedete che vi metto insieme tutti i pezzi. Definiti da quello che voi chiamate i sette peccati capitali. I sette peccati altro non sono che la mappa dei tuoi stati emotivi. Allora, se io già inizio a sapere, almeno in linea teorica, di chi si tratta, già faccio dei passettini avanti. Comincio a capire come funziona, l'animale, cioè la biologia. Per quello era interessante ed è interessante studiare le leggi biologiche scoperte dal dottor Hanger, perché grazie a quelle cose iniziamo a capire come sono tutte le risposte che dà l'animale, che non sono mai alterate, sono esse profondamente sensate perché determinate da uno stato psicologico, che può essere fatto di questi aggregati o di qualcosa di nuovo. Sacro è fai altro. Adesso ci arrivo, alle tue palpitazioni. L'ho presa larga. È stato troppo divertente. Un macello, ragazzi, con st'uscita di Vanni non vi dico, uno scassamento di coglioni infinito su abbiamo animo o non abbiamo anima. Cioè, quanto ha parlato, 2 ore passa. Tutto il problema è se c'ho l'anima o non c'ho l'anima. Allora l'anima si può dire che è l'etere, o l'anima è, ma l'anima degli mortacci tuoi. Ma possibile che non riusciamo, a parte che io dico solo una cosa. Quanto tempo è che parlo? Blagio. Perché poi se non c'è dall'altra parte un'intesa, cioè qualcuno che coglie, e come si fa a capire se dall'altra parte qualcuno ha capito? Da come ti parla. Da come poi dopo ti parla, ti fa le domande, ti chiede, tu capisci se sei stato capace o meno di trasferire quella cosa, che non è l'informazione. È trasferire una cosa. Io uso le informazioni per trasferire uno stato, quel controllo o gestione. Meglio, no, la parola gestione, perché sennò poi controllo è Matrix, controllo, gestione. Ti piace controllo? Gestione. Entrare in gestione. In questo momento noi non gestiamo né la nostra vita, né, figurati, tutte le altre pulsioni. Dopo prendo un passo bellissimo, secondo me, che vale la pena ripescare, guarda caso, di un film a caso. Senza cogliere l'aspetto più importante, che è la coscienza. Il punto non è l'anima, c'ho l'anima o non ce l'ho l'anima. Allora quando è la garantita, o quando ti... Che vuol dire costruire l'anima? Poi ripeto, noi usiamo la parola anima per tutte le salse. Per quello è importante iniziare a fare delle distinzioni, perché così posso procedere a generare altri ragionamenti. Anche lì fantastico, questa la devo far vedere.
autoreferenziato. Sì, è più grande perché è per i non vedenti questo. Sì, il mio amico Tiziano ha detto: guarda, mi fai una pena vederti a fare avanti e indietro questo coso, te lo faccio prima, così andiamo a leggere. Questo è stato un altro episodio di quelli veramente formidabili. Nella premessa del libro, questo qua, Essere reale è essere reali, che ho scritto, c'è un certo punto, anzi un certo punto, terza riga, subito arriva, inizia così: la presente opera fa parte di una serie di libri il cui scopo è indurre l'individuo a riflettere sulle ragioni della sua esistenza. L'Apocalisse. Hai scritto riflettere. Tu non dici che bisogna ragionare. Ecco, volevo cambiarlo. Non lo cambio. Lascio riflettere. Perché se quella cosa muove dentro... Questo non è, lo sto facendo per fare critica, è per farvi capire come deve funzionare il lavoro con le persone quando uno cerca di veramente mostrare un mondo diverso. Se quella parola riflettere messa lì ti ha suscitato tutto questo moto emotivo che ha iniziato a mettere in discussione tutte le tue certezze mentali, rimane riflettere. Perché ragionare passava via dritto, riflettere, la tua attenzione è andata da qualche parte. Almeno accorgerti di quel sistema lì, dove tu in realtà fondamentalmente hai ormai consolidato i tuoi aggregati, qualcuno le chiama credenze, ma c'è molto di più, e le difendi ad oltranza anche di fronte all'evidenza. E quel domandare, stuzzicare, giocare a opinare, altro non è che un altro modo per difendere le tue credenze. Stavo dicendo, quanto tempo è che blatero? Sarà un po'. Quante volte avrò detto che certe cose non possono passare? Già si fa fatica a farle passare in un discorso. Figurati su tre righe di una mail. E qua c'è ancora della gente che ha la faccia di scrivermi e dirmi due domande semplici. Allora, se non è anima è quell'altra cosa, ma scusa, allora ce l'ho l'anima o non ce l'ho? Non lo so. Mi stai chiedendo la risposta a qualcosa che non può essere data per iscritto, perché il gioco è farne esperienza. Nessuno può spiegare agli altri che cos'è Matrix, ma proprio nessuno. Ognuno lo sperimenta personalmente. Quindi come faccio io a farti sperimentare una cosa per iscritto? Non posso. E quindi che vuol dire? Ancora c'è da lavorare. Vabbè, aperta e chiusa parentesi su Animos. Stavo dicendo a proposito del... Quindi, questo è già spiegato. Le palpitazioni che tu senti è perché in realtà stai sentendo per la prima volta il tuo battito. Non è accelerato, quello è il tuo battito. E che normalmente non lo percepisci. Lo percepisci... i tuoi meccanismi di difesa, perché ognuno di noi, eh beh, chiaro, questo qua ormai è qui da un pezzo, secondo te lo mandi via così? Capisci? Vuole tornare a casa? E voi avete pensato tutti i demoni sulla faccia della terra? No, la casa è questa. Vuole tornare a casa, vuole disarcionarti un'altra volta. Vuole prendere il controllo. Perché nella sua logica animale. E il punto è che noi non siamo solo degli animali, ma se andiamo avanti così ancora un po' finiremo per fare quello, magari per diventare delle scimmie, chi lo sa. Se siamo sicuri che noi discendiamo dalle scimmie o le scimmie sono la precedente razza, cioè gli uomini che si sono abbruttiti a un punto tale di deficienza da non aver proprio, gli si è ridotta completamente la funzione del pensiero, tanto non gli serviva, ormai ridotti. D'altronde Kubrick è intrigante come fa iniziare, no? Con quel monolite e queste scimmie che rompono le ossa e finisce ancora, no? Più o meno in quella maniera lì. E uno dice, ma è un film. Ah, va bene.
però fa riflettere, anzi, fa ragionare. Mi fate morire. Per cui, secondo me, ci sono queste due o tre cose. Poi può essere anche che l'amico sente mancarsi, perché gioca anche quello. Noi, ve l'ho già detto, dobbiamo arrenderci. E quindi in realtà, per avere controllo, dobbiamo perdere il controllo. Dobbiamo perdere il controllo, e quindi in quel senso può essere anche che, rilassando le tensioni, ti faccio un po' di ipotesi, capisci? Poi dopo tu saprai quella che ti si confà di più. Magari nell'iniziare a lasciare andare quelle tensioni, perché gli capita adesso? Cosa ha detto? Le prime volte non lo percepiva, perché sta imparando a scendere sempre più in profondità. Scendendo sempre più in profondità sta toccando il controllo e non lo vuole lasciare andare. E questa può essere che generi agitazione. Si capisce qual è il discorso? Ve lo faccio capire un po' meglio. Un po' spero di averti risposto, no? Sì. Perché un po' era un po' la tematica di oggi. Perché io, secondo me, se noi non inquadriamo bene il discorso dell'entrare in gestione, ci facciamo un sacco di gran belle storie e ci crediamo cose che non siamo. Ah, teniamo qua anche... Ah, certo, c'era lì, oh. Prima vi spiego questo, poi dopo finisco. Ecco, in quel caso no, però, Per forza. Quando arrivo lì, no. Brava, sai perché? Quando voi scendete a questo livello, scendete, cercate di capirmi cosa intendo dire, è uno scendere in termini di mollare, e quindi in realtà anche quello, c'è proprio anche una percezione proprio di andar giù. Sprofondare nel corpo, no? Perché vi dico, lasciatela sprofondare relativamente alle mani e tutto il resto. Lavoro in calma è totale, è proprio un punto di partenza. Più inizia a scendere, ragazzi, lì sotto c'è uno, cioè tu, che vorrebbe urlare. Ci sarà capitato. So, c'è delle persone, ogni tanto l'ho visto, vai in natura, cammini un po' di un certo punto, qua sta nella valle, c'ha tutta una roba dentro, una rabbia, un rancore, tutto quello che la vita gli somministra da quando è nato, che lì in quel momento c'è espressione. Siccome il tentativo del lavoro in calma è scendere proprio in quel tipo di profondità, il mantralizzare, diciamo che è una sorta, è un espediente per farti urlare senza urlare, in modo delicato, cioè far uscire tutta quella frustrazione là fuori, per quello che dopo vi sentite tutti meglio, perché è tutto quel inespresso che inizia a esprimersi attraverso questa semplice mantralizzazione, che poi ha tutti i suoi significati e tutto, ma può anche non averceli, capisci? E che ti voglio vedere a fare... È meglio... Capisci? Io è liberatorio. Per quello che ho fatto la domanda all'inizio, ma qualcuno... si sottrae, non lo fa perché si sente ridicolo, cioè te lo spiego, perché mantralizziamo, non siamo dei bonzi. Qua si cerca di attualizzare la faccenda, no, non ve lo dice Albani l'altra volta, non dire che vi parla dei Veda, va attualizzato, ma attualizzare non è attualizzare l'insegnamento, è attualizzare l'uomo, perché sta fantasticando. Noi non ci stiamo molto rendendo conto di quello che succede, è un macello, ragazzi, siamo dopo il 25 maggio sarà l'apoteosi, in un senso e nell'altro, e ve lo metto lì come un ragionamento, vedete se vi si incastra o ne fate degli altri. Se vince, perché tanto il perno è quello, se vince il 5 stelle, secondo voi il sistema
altro che la macchina, com'è che la chiama, la macchina del fango che abbiamo visto adesso, triplo. Se perde la base, perde il punto di riferimento, secondo voi? Stadio, che anche lì è fantastico, tutta sta roba qui, secondo me c'aveva ragione il Grillo quando dice se c'era Pertini gli dava la pipa in testa. Cazzo, ma io sono il presidente del consiglio, sono lì, vedo sta scena, ma qual è il capitano della squadra? Scendo, vado io. Ma stai scherzando? Ma secondo te quello mi fa qualcosa? Sono il presidente del consiglio dell'Italia. Era terrorizzato, riguardatevi bene il filmato, arriva uno di qua, c'è un istante che se lo guardi si sta cagando in mano. È un codardo. Il sistema fa bene il suo lavoro, diceva Albani l'altra volta. E qual è l'azione che fa il sistema? Ve lo ricordate, vi ha detto anche questo. Qual è il lavoro che fa il sistema e che fa molto bene, per cui tu rimani preso nel controllo? Ve lo ricordate? Farci polarizzare, perché se ti polarizzi, chi si attiva è il pendolo. Questo pendolo produrrà stati emotivi sono grasso che ingrassa la ruota del criceto. Voglio farvi sentire una cosa. Ascoltate bene, perché è bravo, ma è bravo neanche tanto bravo. È perché proprio siamo alla lobotomizzazione. Ma è fantastico, io l'ho già detto, l'operazione è quella di aumentare la base dei poveri, ve lo ricordate, no? È inutile che ve lo ripeto, perché così noi trasferiamo quelle condizioni lavorative che sembra una pazzia, della Cina qua, impossibile. Però la precarizzazione del lavoro, tutta questa cosa qui, è per fare quello. Senti le catene e quindi scenderai a miti consigli se ti abbassano lo stipendio, e è finita la torta. E quindi bisogna, capite, faccio un esempio. Se noi siamo a tavola, ok? Non tutti questi, perché è impossibile, però immaginiamo, che ne so, 20 persone, pignattone, con lo spaghetto e le polpette. Io sono quello che porta il pignattone, quindi tutti. Wow. Però, cioè, la tavola l'ho apparecchiata io, i piatti li ho fatti io, ho già deciso come devono essere i piatti, le dimensioni del piatto, faccio finta di essere generoso. Mica mi servo io per primo, vai, passa. Ognuno se mette, per quanto tu lo puoi riempire quel piatto, comunque è una misura. Quando è finito il giro, ritorna il pignattone, io mi tengo il pignattone. Ma nel pignattone, minimo minimo, ci sono almeno 3 porzioni di quelle che si sono spazzati questi. È il problema che lo spaghetto è diminuito. E allora prima hanno iniziato a ridurti, perché il problema è che non vogliono smettere di mangiarsi 3 porzioni. Ma secondo te, scusa, potevano subito non prendere i rimborsi elettorali, abbassarsi gli stipendi, cioè non erano delle robe, quello era dare un segnale di un certo tipo che si calma un po', no? Perché alimentare a livello la Repubblica è morta, che diceva il tizio? Perché alimentare questa distruzione? Perché il paese deve essere comprato. Questo paese è, siccome è una società di diritto privato, ve l'ho già detto, mettetevelo bene in testa questa cosa, registrata al SEC di Washington, a un certo punto hanno pensato che questa è una tra le società che deve essere sacrificata e quindi deve essere ridotta talmente a livello tale che poi arrivano i grandi capitali e la comprano. La stiamo svendendo. Una società che viene svenduta. Prima è stata svenduta un pezzo alla volta, adesso siamo nelle condizioni di poterla. Finiamo in mano al Fondo Monetario. Ciao. Questi sono, secondo me, i ragionamenti. È semplicistico il usciamo dall'euro. Dove cazzo vai?
Sì, se fai il progetto zaino puoi uscire dall'euro, perché autonomia energetica vuol dire un cambiamento completamente di mentalità, il lavoro non è come lo pensi adesso, non esiste più, non esistono più un mare di altre cose. Ragazzi, la vocazione di questo paese era le opere. Cazzo, questi si stanno facendo l'inventario di tutti i beni in termini di opere che noi abbiamo, perché poi se li prendono. Non andiamo fieri di questa cosa, il 70%, il 60% del patrimonio mondiale, delle opere e tutto il resto? È ancora Napoleone che arriva in Italia e si porta via l'infinito per fare il Louvre. Non si fa più con le armi. Però magari, capisci, se continuiamo a esagerare così, l'altro giorno mi scriveva uno dalla Svizzera e mi diceva: sai, c'è una situazione un po' strana qua. Stanno assumendo un sacco di poliziotti. Come mai? Più disordine, maggiori forze. Maggiori forze, maggiori controllo, e tutto lì, te l'hanno già fatto vedere nei film cosa vogliono fare. Tu devi guardare dai cancelli dopo, la gente al mare, la spiaggia non è più tua. Certo, ci vogliono i prossimi 10-20 anni, però è che uno dice no, non è possibile, anche perché la percezione attualmente falsata è quella in realtà di una sorta di sì, va bene, c'è la crisi, però c'è benessere, ci muoviamo, stasera ci vediamo, le macchine vanno, sì, Milano che spendo quanto, 1,60 euro, 70 al litro, però intanto lo spendo. Riesco un po' a ragionare, vabbè. Comunque, torniamo al pignattone, ne ho lasciati 3-4 aperti, magari mi aiutate voi a ricordare di quali argomenti stavo parlando. Dicevo, siccome sono ingordi, siccome sono ingordi, vogliono continuare a scafarsi 3 porzioni, prima hanno provato a ridurre il piatto, adesso hanno capito che non basta più e quindi a tavola se ne devono sedere di meno. Aumento la base di quelli che non mangiano, perché io devo continuare a mangiare. Chi sei tu? Manovalanza, bassa forza, la classe dei lavoratori. Guarda, l'altra sera c'era questo qui, che io di solito quando lo vedo in televisione, siccome lui si definisce studioso d'arte, antropologo, una sorta di equivalente di Sgarbi, anche lui eccentrico, con i pantaloni a scacchettoni, questi capelli un po' arruffati così, così, con tutto, si chiama D'Averio. Magari dopo ve lo faccio sentire, perché è interessante quelle cose che dice. Anzi, è interessante ascoltarlo tutto, ma ve lo faccio sentire. Ve lo faccio sentire subito. Dopo torniamo al polarizzarsi. Se si riesce, perché poi qua... Allora... Aspetta, No, questo è dopo. Ci crede e va
Attenzione adesso. Attenzione adesso. Santoro che fa l'indignato. Ciabattone. No, ciabattone. Attenzione Santoro, da abile conduttore, come distrugge tutto quello che ha detto. Cioè questo poteva bastare, questo e la serata era fatta. Ma guarda dove vuole andare a parare. Sentite come manda tutto in cacciare. Riesce a riprendere, però attenzione l'abilità di Santoro. Visto? Sentiamo Giulia. Sentiamo Giulia. E lo taglia. Quella lì è la verità. Quella lì è la verità. La vocazione. Passi avanti, sarà veramente il cielo. Però il passi avanti è quello. Adesso l'industria non gli serve più perché? Perché vogliono riportare questo paese a quella vocazione. Ma non di proprietà degli italiani, deve essere di proprietà loro. L'intervista al leader del UKIP, avete presente? È una sorta di Lega Lombarda in Inghilterra. Sì, è così. Fino adesso c'erano sempre conservatori e laburisti, adesso sta emergendo questa figura, UKIP si chiama il partito, e hanno più o meno, dicono le stesse cose, c'erano quegli immigrati, gli italiani, non gli immigrati che pensiamo noi, gli italiani, vengono troppo gli italiani, dice l'Italia è bella per andare in vacanza. Vi ricordate cosa vi ha detto Vanni l'altra volta? Che cos'è l'Inghilterra? La ghiandola pineale. Perché è la paragonata? Paragonata non vuol dire la pineale, perché tutti hanno come la pineale e quindi no, perché voi ci avete pineale, il terzo occhio, la visione, queste cose da mandracchi. No, la ghiandola pineale è quella che stabilisce, che governa tutto il ritmo vitale. Perché è quella che in cima a tutte le ghiandole endocrine, il sistema endocrino è quello che poi produce tutti quegli ormoni che sono quelli che generano il flusso sensato. Lasciamola lì. Però capiamo che la situazione è molto più grave di quanto sembri e per certi versi potrebbe essere anche utile per il semplice fatto che, come si diceva anche la volta scorsa, l'uomo si muove solo per necessità. Fa di necessità virtù. Fino ad allora, in realtà qua è come se fossero tutti vaccini, perché prima non fa niente nessuno, ci deve essere l'emergenza, sentirsi sotto pressione per riuscire a combinare qualche cosa. Va bene, tolto il parentesone, parlavo del sistema che è bravo a fare quel mestiere di bipolarizzarci. Allora sentite questo fenomeno.
Io sono Tarzan, tu sei Jane. Cioè, mi mancava questo. Cosa dovevo fare di più? Capite? Questa cosa è molto... Questa roba carica di bestia l'emotivo. Per quello che il sistema è bravo a fare il suo lavoro. È bravo, il fenomeno non è bravo, ma forse ce ne accorgiamo noi e qualcun altro. Per lo più la massa ormai quasi completamente lobotomizzata obbedisce al suo padrone e si polarizza. Polarizzarsi vuol dire in un senso e nell'altro, è attenzione, perché ti polarizzi con quello che ti dice lui o ti polarizzi contro, ma sei polarizzato. Cioè, è intenzionale questa cosa qua, perché tu ti soffermi poi sulle parole. È logico che quelli non sono la rabbia, non è vero che sono tutte le cose che ha detto, ma se tu ti arrabbi perché ha detto quelle cose, sei polarizzato. Doppia funzione. Pesco direttamente e di rimessa. Bravissimo, il sistema è troppo bravo. Noi dobbiamo essere più bravi, e per essere più bravi non c'è madonne e santi che tengono, dobbiamo imparare a gestire innanzitutto, prima ancora di andarci a preoccupare di come penso, il discorso delle emozioni. Quello è il piano, non si scappa da quella cosa lì. Ve l'ho spiegato l'altra volta. Se sei in uno stato emotivo è inutile che ti spingi a ragionare. Questa è la ragione per cui da tempo vi dico, vedi, poi dopo si possono fare i collegamenti, per quello istruire, educare, aiutare le persone a emergere è lungo, proprio perché piano piano si devono creare le condizioni e non si possono creare seguendo un cronoprogramma, cioè seguendo un'offerta formativa. Si crea mano a mano che porti avanti quella relazione. E mi sto riferendo a quando vi dicevo: davanti alla tua inadeguatezza stai lì, non fare niente e soffrine. Quando tu stai così, in quello stato emotivo lì, fuori controllo, perché sei fuori controllo, non fare niente, stai lì, vividelo. Invece noi che facciamo? Inizio. Ma è tanto, è solo una preoccupazione. Ma è chiaro che la preoccupazione che è sorta qua dentro è fittizia. Ma vaglielo a spiegare all'animale che è fittizia, che lui risponde, obbedisce in modo sensato, puntualmente. Lui non distingue la realtà dalla finzione. Se tu simuli nella tua testa, il pensiero è lì dentro che va a formarsi, una situazione di difficoltà o di minaccia, lui risponde sensatamente a quello, perché è quello che può fare, non può fare altro. E allora stare in quella inadeguatezza è funzionale, perché tu, non scappando, stai iniziando a sciogliere. Perché quella cosa, quell'evento, quella persona ti ha agitato qualcosa che ha molto a che fare col tuo vissuto. Cioè è andata a toccare la memoria, perché la memoria di quel vissuto non ben digerito, ragion per cui ti prende lo stomaco, è fissato dall'emotività che tu hai sentito in quell'opportunità. Cioè sei in prossimità del tappo, capisci? Se tu scappi è finita. E questa cosa è indipendente da quello che devi fare là fuori, ha molto a che vedere con un approccio diverso con se stessi, con quello che manifesto. C'è una situazione di un certo tipo, è inutile che la vado a banalizzare se per la mia testa quella roba lì è già ingigantita, perché cerco solo di eludere il problema. Come faccio a sapere che è ingigantita? Facile, eccolo qui il gigante. È già partito il tuo stato emotivo, cioè questo ha già risposto, basta, cioè non lo fermi più. È quella che Gurdjieff chiamava un'ottava discendente. E allora tutto ciò che ti rimane da fare è provare a non dare espressione, per quello diceva non dare espressione alle emozioni negative, ma non vuol dire soffoca, rimuovi, non dare espressione vuol dire stai in quella inadeguatezza, rimani in quel senso di impotenza perché sei
c'hai il tappo in mano. Cazzo, non fare niente. Lascia scorrere. Si scioglie da solo. E invece tu scappi. E quindi ti ritroverai e riproporrai ancora la stessa situazione. Capite? Le cause. Noi generiamo cause continuamente. E le cause risiedono qua. Nei nostri, o qua, nei nostri aggregati psichici. Quelli sono. Per quello qualcuno li chiama gli io causa. Ma che serve? E il problema dove sta? Che quell'aggregato lì, chissà da quanto tempo sta lì, chissà da quando è che ho generato la causa e non è immediato l'effetto. E quindi prendo tutto per accidentale e non riesco, ma se sto lì e non faccio nulla, posso forse iniziare a accorgermi quando ho iniziato a generare quella causa. Non è quello che vi dico quando lavoriamo in camera, che a un certo punto vi dico portate l'attenzione al plesso, ascoltate l'umore, lo stato emotivo, cercate di ricordarvi quando quell'emozione si è generata e si dissolve da sola, perché è solo un problema di ricordare. Devi ricordare, ma se ogni volta che stai per ricordare scappi, e devi ripartire da capo. Sono i 10 chilometri che ti diceva il Vanni l'altra volta, cioè gli ultimi 300 metri non li fai mai. Arrivi a fare i 10 chilometri, ma è facile, ormai li sai fare i 10 chilometri. 10 chilometri è il binario psicologico nel quale tu ti sei messo da una vita. E che lì sei finalmente di fronte alla possibilità di togliertelo, di crescere, e non li fai quei 300 metri. E pensa che in quei 300 metri lì l'unica cosa che tu dovresti fare è non fare niente. Non fare la tua tendenza. Qual è la tua tendenza in quel momento? Scappare. Eludere la questione, perché non lo voglio più vivere, perché mi ha fatto male quando l'ho vissuto. Amico, quel dolore lì te lo devi attraversare. Lo attraverserai per gradi, ma comunque lo attraversi. Invece di fare qua, dopo i 10 km, un chilometro e mezzo, fai 200 metri. Col tempo inizierai a vedere come percorrere. Perché? Perché ogni volta che hai sciolto, qualcosa qua dentro inizia a rafforzarsi. Allora la prossima volta arrivi qua e sei già più forte. Quei 300 ti vengono più facili, ne fai 400, 500, ne fai uno, un chilometro e tre. Trattino cordare, riaccordare, te devi ricordare, perché ricordare vuol dire riaccordarti, cioè riportare un allineamento tra queste due parti che sono sconnesse tra loro, cioè in realtà questa non è mai stata sconnessa, l'hai alterata, è questa parte che la accordi. Per quello vi diceva, devi essere quello che sei. È il fiore, è un fiore, è un Dio. Quell'entità sta assolvendo al suo compito. Qual è il compito dell'essere umano? E come facciamo a saperlo? Scusa, in sto casino vuoi anche niente poco di meno che scopri qual... Cioè, prima fai un po' di pulizia. Riaccordati. E allora magari forse emerge, perché se no come capiamo queste parole? Vediamo se ce l'ho, eh? E può essere che faccio lo sgruffone, cioè. Bibbia. La vita ci è data per uno scopo elevato e tutti insieme siamo tenuti a servirlo. In ciò consiste la nostra ragion d'essere. Tutti gli uomini, senza eccezione, sono schiavi di questa grandezza. Gheorghe Ivanovich Gurdjieff. Questa è la cosa. Quel servizio o schiavitù, piano piano dobbiamo cogliere quale sia. Già se però
ci mettiamo di impegno. Mi piaceva l'esempio che ha fatto. Tu vai alla Hertz, ritorni, c'è un graffietto, dice va bene, e la porti tutta scassata, e dice oh, sono 12.000 euro, rifamela un po'. E infatti l'essere umano nei confronti del pianeta Terra che lo ospita, perché niente è nostro, ma lo ospita, non ha un cazzo di cura. Poi gli effetti di questa cosa li vediamo attraverso i fiumi inquinati, l'aria inquinata e tutto quello che è. E anche lì intrigante, quando vi ha detto tutto il discorso dei chakra, che lì... Chi è che ha visto il fegato nell'Italia? Dove sei andata? Non ti vede, ecco tipo... Io. Vabbè, ma... Il quadrato, Gioia, non può essere l'Italia. Io non ho visto il fegato, tu l'hai visto. Ma io te lo faccio apposta, Gioia. Il fegato io l'ho visto, me la... Gioia, ti sto muovendo un po' di emotività, Gioia. Se te la sto muovendo, sto assolvendo il mio compito. Io non voglio arrivare da nessuna parte, come faccio a farmi arrivare da qualche parte ragionando? Guarda, va avanti, tu, e difende la sua posizione. Eh sì, perché poi le persone mi dicono, voglio vederti, possiamo incontrarci di persona? Mi fai fare un lavoro speciale? Sei sicuro? E li faccio andare via come una pantera. Dici bianco, dico nero. Dici rosso, dico verde. Cioè non te ne faccio passare una. Capite? Sei sicuro? Non cercarti altro lavoro. Contentati già di quello che c'è, che è dura. E lì, adesso, al di là del battutone... Ma non ti arrabbiare, ti voglio bene, non fartela, non prendertela, che non serve a niente. Il più due volte, tre volte, fino all'infinito. Oh, sei tu che. Tu manifesti quello di cui hai bisogno. Tu, allora, tu vuoi liberarti? Facciamo un ragionamento serio, eh? Proprio così. Già che ci siamo così, ta ta ta, lavoriamo insieme. Facciamo un ragionamento serio. Perché vieni qua? Perché arrivi qua? E dico cose interessanti. Per te, che cosa vuoi per te? Lascia stare perché vieni qua che ti viene più difficile. E rispondi a me, cosa vuoi per te? Io devo rispondere. Sì, sì, certo. Io sono venuta... Vengo qui perché mi interessa e perché le tue conferenze su YouTube sull'importanza personale e l'ego mi sono piaciute molto, perché è tanto che quelle mi hanno aiutato e anche questo penso. Sì. Per quel motivo. Cosa vuoi per te? Per me? Cosa vuoi per te? Vedi qua. La cosa che mi interessava di più era lasciare l'ego, era fortissimo. Possiamo tradurre quello che tu mi hai detto? Infatti guarda, vedi che manifesti ciò di cui hai bisogno? Che cosa mi hai detto? Mi hanno colpito le tue conferenze sull'importanza personale. Sì. Che cosa ti sto schiacciando? L'importanza personale. Ma va bene, io mica mi offendo, eh. Lavoriamo. Tu che cosa mi hai detto? Possiamo tradurre voglio, cos'è che hai detto? Per me voglio liberarmi dall'ego, cos'è che hai detto? Possiamo tradurre quello che tu hai detto in una parola? Libertà? Ok? Ego non vuol dire niente, l'abbiamo già detto. Di che cosa vogliamo liberarci? Ma vedi, guarda, sai che c'è tanta gente che parla di liberarsi dalle credenze, cancellare il database. È il fenomeno dello Ho'oponopono, dice bisogna cancellare il database. Non puoi. Finché tu respiri l'aria del luogo dove sei, sei condizionato. Te l'ha spiegato l'altra volta, coi chakra. È l'atmosfera di un luogo. Cioè il fatto che un paese sia il chakra,
di una cosa, ma il chakra è inteso come i vortici che girano, cioè qual è la frequenza, la vibrazione di quel tratto dell'atmosfera del pianeta Terra. Fintanto che tu lo respiri, è impresso, intriso delle influenze esterne e tu le assorbi. Per quello che ha detto, i pensieri, gli stati emotivi per lo più non sono neanche tuoi. Quindi non puoi liberarti delle credenze. Libero dal questo. È questo che ti sta tenendo schiavo. E quindi noi manifestiamo, no? Se crea una parte, crea la sua opposta. Per conoscere la libertà devo sperimentare la prigione. Sei stufa della prigione, o così dichiaratamente deve essere uno che arriva qua, perché se arriva qua, vabbè, qui è libero, aperto a tutti, però alla fine io impongo una marcia, vi rendete conto, no? Che impongo comunque una tabella di marcia, ve l'ho già detto. Questa è il capolinea delle stronzate. Uno arriva qua e sceglie. Non ne sopporta, non mi sopporta più perché gliene dico di tutti i colori, piglia, se ne va, però anche quando se ne andrà, quella persona non si è accorta, ma gli ho fatto un favore. Perché quella persona esce di qua, sapete come esce? Andate a fanculo, mi avete rotto i coglioni, questo è uno stronzo. Sono tutti così, queste merde di guru spirituali del cazzo, me ne puoi dire di tutti i colori, questa faccia di cazzo, non la voglio, sai che c'è? Ah, vaffanculo, il mondo è fintizio, lo voglio così, sì, dov'è la gelateria aperta? Vai in gelateria, ti fai, ti compri, non una coppetta al cono, ti fai la vaschetta. Poi il giorno dopo arrivi in ufficio, ti mandi a cagare tutti. Cioè, sei già più libero. Stai qua e vedi quanto è profonda la tana del bianconiglio. Però già qualcosa ho fatto per te. Capite com'è la faccenda? E quindi il punto è liberarsi da questa roba qua, e per liberarsi da questa roba qua noi dobbiamo capire la cosa più importante. Dove sei andato tu, Pietro? Dietro lo spirito. Dobbiamo capire che siamo, anzi no, ve lo faccio dire da un mio amico, il Merovingio. Piri piri piri, piri piri piri, ti ti ti. Ultimamente c'ho una persona in casa la mattina, ti ti ti, e non va neanche a corrente, corrigiamo. Stai cercando la libertà, per te vuoi la libertà, io posso solo aiutarti a chiarirtelo e provare a suggerirti due cose. Lasciale stare le credenze, è informazione, e l'informazione di per sé è sterile. Questi incontri non servono per passare informazioni, servono per vedere se riusciamo a porci in un punto di osservazione diverso che ti fa ragionare. Il ragionamento non è qualcosa che può essere descritto, spiegato, è un preciso stato di coscienza, che un po' ve l'ha suggerito Vanni la volta scorsa, è quella condizione che si inizia a manifestare quando non c'è emotività, quando non sei polarizzato. Riesci a capire che quando sei in quella condizione le credenze le spazi così? Se provi a cercare, a dare la caccia a tutte le tue credenze una dopo l'altra, non ce la farai mai. Devi fare la cosa più intelligente. Che dice il bambino? Fai la cosa più sensata. Scopri che il cucchiaio non esiste e che sei tu che ti pieghi. Le credenze non esistono, siamo noi che le teniamo insieme. Ragazzi, non c'è una carica positiva e negativa. Chi cazzo gliel'ha scritto sulla calamita più e meno? La calamita in natura, no, lasciamo stare, in natura non c'è scritto più e meno sulla calamita,
C'è un comportamento che noi osserviamo e definiamo in quel modo. Siamo noi che stiamo tenendo insieme tutto, per quello che li dobbiamo mollare. Quando vi ho detto il progetto Zion è il li dobbiamo mollare. Il progetto Zion è creare un'atmosfera diversa. Capisci che quel luogo lì è creare un luogo dove non cioè è un altro stato. Usando l'analogia del Vanni che faceva l'altra volta, dell'Italia è quella cosa, New York è quell'altra cosa, il mio intento è costruire, cioè individuare un'area dove c'è un'altra atmosfera che quando tu la respiri accade qualcosa. È evidente che i pionieri di questo progetto non possono arrivare con questa pancia qua, perché mi inquineranno quell'atmosfera. Devono essere tutti ripuliti. Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Se non sei scollegato da noi, sei nel sistema e devi stare lì. Faremo un lazzaretto a confine per darti il tempo a te di decomprimere. Ma lì non possono che arrivare dei cavalieri, perché se no, dopo un po', l'atmosfera si è inquinata. Come le fai a scrivere queste cose? Ci arrivi per gradi, le cogli per gradi, si trasmettono per gradi. Quindi sei tu che ti pieghi, perché sei tu che stai tenendo tutto insieme. Che cosa vuole il politico da te? No, c'è una cosa in particolare che vuole da noi il leader politico. Attenzione. Deferenza. Il tuo consenso. Così tu lo tieni insieme. Se tu lo molli, crolla. Sta crollando tutto, perché ragazzi, il popolo della gente che non va a votare è gigantesco e quindi il sistema si sta sdegretolando. Non c'è l'egregora, va giù, manca l'alimentazione a quella cosa. E che adesso bisogna anche dargli un bel calcetto. Vabbè, torniamo al Merovingio. Che guarda caso è proprio quello che parla di potere. Che cosa ci vuole per controllare tutto questo? Potere. Non un potere da esercitare sugli altri, è un potere personale, cioè quella forza interiore che inizia a prodursi grazie al fatto che mi sto ricordando. Ci vuole coraggio per attraversare tutti quei dolori. E siccome li abbiamo cristallizzati, metteteveli in testa, non ci sono scorciatoie. Fatevi coraggio, non è per sempre. Dura quell'istante lì. È come quando sei super ubriaco e a un certo punto devi vomitare. Vomiti e dopo stai meglio. E lì è uguale. Cazzo, ma vomitalo, perché è una vita che te lo continua a portare. E quindi e vivi come un alcolizzato. Almeno ubriacati, no? Perché era Bukowski che diceva, l'unica cosa per sopportare questo mondo è rimanere costantemente con un certo tasso alcolico. Non lo fate, non datemi retta, io sto dicendo, no, perché poi dopo mi dice, no, ma Rocco ha detto, no? Rocco ha detto niente, Rocco cerca di farvi sentire qualcosa, non dice. Cazzo ragazzi, dovete iniziare a volervi bene. Non può nessuno farlo. Tutto quel dolore è lì perché voi volevate che qualcuno vi volesse bene. Non può farlo nessuno. Non riesce a voler bene a se stesso come faceva a volerti bene a te. E guardateli bene, è dall'inizio che inizia a starti intera. Da quando cominci a essere bambino, a un certo punto, se non capisci bene che cosa fa papà e mamma, vuoi che ti voglia bene. Ma non è cinismo questo. È ingiusto che tu pretenda dagli altri qualcosa che tu devi a te stesso.
Noi esigiamo dagli altri che ci vogliano bene quando dovremmo farlo noi, perché volersi bene, in queste due parole c'è la sintesi di questa cosa, cioè di essere allineati, essere ciò che sei. Quando tu ti vuoi bene, sei ciò che sei. E gli esseri, io sono quel che sono e quel che io sono sono. Smetti di avere il problema di dover piacere a qualcuno, perché sennò non ti vorrà bene. E sono così, cosa devo fare? Ma siamo sicuri di aver capito chi siamo? Perché noi ci crediamo di essere fatti in un certo modo. No, ma io sono così, poi dopo diventano giustificazioni. Cioè, un plesso tanto, prendi a schiaffi le persone, io sono quel che sono. E no, amico, non sei quel che sei, tu sei quella roba lì. Per quello l'amore che muove il cielo, le stelle e tutto il resto, ma che cosa ne abbiamo capito di quella parola? Secondo me è quello il punto, eh. Lo vedete? È la tua funzione. L'uomo serve l'universo quando è in grado di produrre sentimento, cioè amore. Essere l'eletto è come essere innamorati. E non dipende da qualcuno là fuori, è questa roba qua che passa, che ti fa fremere, che ti alza la pelle, che produce tutte queste sensazioni, che purifica i tuoi pensieri. Non è una roba da svaporati così. Che anche lì, carino. Ah, prima di leggervi questo, vi leggo quest'altra cosa. Molto carina. Ecco, estremamente carina. Allora. Oggi è tutto autoreferenziato. Questo è scritto lì. È una cosa, è un post che ho scritto un po' di tempo fa. Che non è vero, non lo so neanche se è vero, però è divertente. Perché insegna delle cose. Dice così: si racconta che in un monastero nascosto, una delle tecniche usate per eludere, eliminare per sempre la psiche, dalla psiche il dualismo degli opposti, consistesse nel dare alle persone che entravano ai loro studi una placca sulla quale su di un lato c'era scritto: attention, sono negativo, per favore non prendermi seriamente. Se dico qualcosa di sbagliato, non lo sto realmente dicendo a te, poiché sono negativo, sono carico di odio, di rabbia, sono depresso, e se faccio qualcosa, la faccio a causa della mia negatività, non perché sono sbagliato io. Sull'altra placca c'era scritto: ciao, sono positivo. Amo e sono affettuoso. Per favore, non prendermi seriamente. Se dico qualcosa di bello, non dico nulla su di te. Mi sento semplicemente felice. Noi oscilliamo in queste due robe. Il punto di mezzo è un'altra cosa, che non è neutro. È essere innamorati. È un'altra cosa. È finalmente assolvere al nostro compito. Il fiore sboccia. L'uomo deve sentire amore dentro. È così che serviamo l'universo, non Dio, perché Dio l'abbiamo già detto. Ogni cosa, quando è ciò che è, che deve essere, qual è il suo scopo, è Dio. Se no ci raccontiamo cazzate, quando noi diciamo Dio in tutto, Dio è colui in cui noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, e poi dopo vogliamo l'accrocchio individuale, e come cazzo è sta cosa? Andiamo al Merovingio, va, che il Merovingio è un altro bel fenomeno. Potere. Potere è capacità di gestire che cosa, e lui te lo dice, perché mettiamola qua, ormai, se no poi dopo me la dimentico. La parolina magica, anzi la scriviamo col nero, è fuori con
controllo. Noi siamo completamente fuori controllo. Sotto la nostra composta apparenza siamo fondamentalmente fuori controllo e ci raccontiamo un sacco di cagate. Sono calmo. Se capisci questo, il problema si risolve. Perché uno dice, vabbè, allora come faccio? Non come hai fatto fino adesso. Non fare niente, non fare la tua tendenza. La tua tendenza per gestire il fuori controllo non è una gestione, si chiama rimozione. Tu rimuovi, giochi con le parole, con la testa, per rimuovere una realtà di fatto che deve essere solo constatata. Quando ne prendi coscienza, a quel punto sei libero. Inizi ad avere il controllo, ovvero inizi a gestire. E infatti devi mollare il controllo, perché il controllo non è in mano tua, è in mano alla tua. Capite? Il controllo in quel senso, quando lei diceva quella cosa lì, la tensione muscolare è il sintomo, l'effetto del fatto che c'è un controllo. E quel controllo è determinato dall'emotivo, capite? È aleatorio il demone, non è la struttura che tu ti immagini. Se no, ci immaginiamo i diavoli con le corna e il forcone, ma quella è una metafora archetipica per farti capire delle cose a te. E quindi il controllo è qui, e quindi sei fuori controllo riferito alla coscienza, cioè non c'è gestione, non lo puoi gestire, ma allo stesso tempo devi mollare il controllo, perché stiamo parlando con le due parti. Io parlo sia con la tua coscienza che col tuo parassita o il tuo condizionamento, chiamalo come vuoi, il tuo demone, sono tutti sinonimi, con i tuoi aggregati. Parlo con le tue linee di pensiero e gli sto dicendo alle tue linee di pensiero, molla, molla, ti conviene, stai meglio. È Neo alla fine del film che dice, ha sempre avuto ragione, signor Smith. Lì molli il controllo e si accende quella cosa. E so, capite, non puoi fare altro che andare per esclusione, non puoi essere operativo, per quello il non fare è la chiave. Perché bisogna mollare. Mollando accade questo miracolo incredibile che tu ti ricordi, cioè ti riaccordi, e si accende, guarda caso, come mai sono i due serpenti che salgono e fanno tutto quel casino lì? Che raffigurazione è il caduceo di Mercurio che sta in tutte le ambulanze? I due serpenti che salgono, le ali e tutto il resto, se non l'accensione di un flusso luminoso. È l'energia vitale che inizia a fluire perché era bloccata da un mare di tensioni. Il controllo dei tuoi linee di pensiero ti impedisce di essere di ricevere la giusta medicina. E la medicina è misura. Misura della vita, cioè misura di quanto tu sei vitale. Poi usiamo dei palliativi, ve l'ho già detto, atti rituali psicomagici, pratiche di qualsiasi tipo, pranayama, jigung, bimbung, ce ne fotte un cazzo come si chiamano, perché nel momento in cui te le spiego non è più quella cosa lì, perché io te l'ho completamente decontestualizzata da tutta quella paranoia che è costruita intorno a queste cose. Certo. Questi che vengono prima a farsi il falun non sanno niente di che cos'è il falun, sanno dell'esercizio, ed è bene che non sappiano, o meglio, se vogliono saperlo, che si incamminino con grande prudenza, perché tutto quello che è costruito intorno a quella cosa, e quindi l'idea del maestro, e il maestro ha detto, e il maestro ha fatto, lì logora. Perché in quel senso è già, capisci, non c'è niente da fare. Io, dinamica di Osho, solo che quello li faceva saltare così, a urlare, è meglio, più composto. Secondo me ti accorgi di più. Quante volte vi ho detto, sussurralo,
perché sussurrandolo parte da più dentro, è viscerale e quindi è più liberatorio. Per assurdo, se urli è meno liberatorio di quando sussurri. Vabbè, leggiamo il meroviglio. Anche perché, che io sono Filippo. E quindi mi riferisco alla scena in cui arriva la torta. Guardate lì quella donna, buon Dio, guardate la sua bellezza, effetto su tutti quelli che è intorno. È così ovvio, così bourgeois, così noioso, ma sapete, osservate. Ecco, vedete, le ho mandato un dessert molto particolare. Già qua anche tutto il discorso sul discorso del sesso, tutto gira intorno al sesso. Questi fanno leva continuamente sul sesso, perché così tu vai fuori controllo. Vabbè, dice, le ho mandato un dessert, l'ho scritto in persona, andiamo un po' avanti, procediamo. Riesci a vedere, Nio? Lei non sa raccapacitarsene. Perché? Sarà il vino? No, cos'è allora? Quale ne è la ragione? Presto, attenzione qua, presto non ha più importanza. Presto i perché e le ragioni svaniscono e ad avere importanza resta solo l'emozione in sé. Ecco, questa è la natura dell'universo. Contro questa cosa noi lottiamo, la rinneghiamo, ma è una messa in scena, è solo facciata, al di sotto della nostra composta apparenza, la verità è che noi siamo completamente senza controllo. Causalità, non c'è verso di sfuggirle, ne saremo in eterno assoggettati. La nostra sola speranza, la nostra sola pace, dipende dal capire questo, dal capire il perché. Il perché è ciò che differenzia noi da loro e voi da me. Il perché è la sola vera fonte di potere, senza di esso siete impotenti, così siete venuti da me senza perché, quindi senza potere, un altro anello della catena alimentare, capite? Ma non temete, dato che ho constatato, vabbè, poi dopo gli dice tutto quello, è totale. Dice due cose, questo è bellissimo per esempio, contro questa cosa noi lottiamo, la rinneghiamo, ma è solo messa in scena. Questa è l'ipocrisia che continuamente noi vediamo nelle persone, che si chiama rimozione. Facciamo finta che non siamo fuori controllo, ma appena accade qualcosa fuori dell'ordinario, si palesa a noi il fatto, la verità, dice, è una messa in scena, è solo facciata. Al di sotto della nostra composta apparenza, la verità è che noi siamo completamente senza controllo. Capire questo significa già capire un sacco di cose. Se no, io comincio quando... non era l'altra volta sul significato delle parole? Come vi dicevo, lo ierofante, vi avevo letto il pezzo, riceve un esame, lo riceve, può riceverlo in tre modi, l'uomo volgare della terra nel fuoco, gli educati nella mente e gli eletti nel più elevato, giusto? Che si collegava con l'uomo volgare della terra, ilico, l'uomo che ama, psichico, l'uomo che dimora in silenzio, pneumatico. Allora, voi fate così con la testa, sì è vero, sono fuori controllo, c'hai ragione, siete dei bugiardi. E anche questa è una messa in scena, perché inconfessatamente dentro di voi, voi siete convinti invece di avere il controllo. Se non accettate che siamo completamente delle bestie fuori controllo, nessun lavoro può incominciare, nessuno, perché la constatazione del fatto che sono fuori controllo mi permette di iniziare a guardare le cose da un altro punto di vista e inizio a fare quella roba lì della targa. Sei costretto. Oggi,
Quella targa che cosa significa? Quello che vi ripeto da un pezzo: ascolta il tuo umore, come sei oggi, e lo accetti, lo ammetti a te stesso, sta in quella inadeguatezza, sta crescendo qualcos'altro, porca miseria. Non cresce come pensate voi, cresce non facendo le tendenze cristallizzate. Quella parte lì di noi non vede l'ora di cambiare e spinge solo in quella direzione che è il suo scopo, perché quella parte lì è Dio. È ciò che sei, non è altro, e va per il suo compito, è che è continuamente eluso e distratto da tutte queste altre cose. E allora il ridurre e limitare le nostre tendenze ci permette di far emergere, capisci perché educare? E nessuno lo può fare, sei solo tu che puoi educarti, eh? Educare, educere, sei tu che devi emergere, amico. Salve agli dèi che si sollevano dal fango. Essi saranno cosmocratori, dice un vecchio rituale. Dice tutte queste cose. E questo è il senso delle parole. E il punto dove sta, che ho detto, inconfessato, perché non vi azzardate a farlo, ovviamente, perché vi temete, però vi credete che siete nel controllo. Quindi lo ierofante, quando vi immedesimate nello ierofante, voi non siete uomini volgari della terra, giusto? Almeno vi sentite degli educati. Però guarda caso, le prove più importanti della vostra vita dove cazzo ti arrivano? Nel fuoco, fuori controllo. Piano piano ti educhi. L'educato non è uno che è stato ben educato alla scuola degli mortacci sua, è uno che ha iniziato a guardare bene tutto questo e ne ha tratto vantaggio dal fuoco. Ignis natura renovatur integra, la natura si rinnova per mezzo del fuoco. Hai tutto in mano e continui a bloccarti nel momento più importante. Constatare che siamo fuori controllo, senza giustificazioni, senza lamentarsi, senza giustificarsi, ho già detto, senza giudicarsi, senza correggere gli altri, perché tutte queste manifestazioni da cosa scaturiscono? Da quel tentativo di eludere, di illusione di quella condizione. Diventa, è semplice, lo vedete che è semplice? È che è mostruosamente faticoso, perché devi reggere in piedi un minuto di più, mica tanto, un minuto di più. Non fare niente, stai lì, sentitelo bollire sto sangue, ascolta bene, perché può essere che emerga qualcosa di nuovo. Ci sono tanti modi, ma se vuoi arrivare a... ci avranno troppo scassata la testa. E quindi devi prenderlo in corsa. È un'ottava discendente, falla discendere, ma guarda. Cioè, pazzesco, capite? È all'opposto. Che ti dicono le scuole spirituali? No, ma devi essere buono, meditativo, meditabondo. Io ti dico il contrario, ti dico, guarda, se vuoi capire qualcosa devi dare il peggio di te. Non vuol dire che domani andate allo stadio e scassate le teste, perché se non ci sei è inutile che lo fai. Poi non te ne andare a cercare il lavoro, ripeto, ti arriva già da solo, domani mattina ti alzi, stai tranquillo, ma magari esci di qua e già arriva. C'è un'altra trappola, dai, che il sistema... Qua non deve andare via nessuno. C'è un'altra trappola che il sistema è stato bravo veramente a insinuarci sin dai primi anni. Si chiama autocommiserazione. Io imparo, allora voi prendete tutto questo bel discorsetto, sono fuori controllo, che è sensato, e lo trasformate in una cagata per autocommiserarvi. Io sono così, vado fuori controllo, va bene? Allora accettatemi così, io non posso essere un'altra cosa. Basta, finito, ciao, ora guarda.
adios, ce lo siamo giocato. L'ambiente controllato dove può crescere un bambino e a questo punto un adulto che è ancora un bambino, siamo bambini sperduti, quante volte ve l'ho detto, lo cominciate a capire. Siamo cresciuti soltanto consumati a girare intorno al pianeta, ma qua non è cresciuto tantissimo. C'è ancora quel bambino lì che deve ancora crescere, in quella parte deve ancora crescere. L'ambiente controllato è in un gruppo quella cosa lì, perché tutti sono consci di questo meccanismo e quindi se uno da fuori di matto sai che quello sta dando espressione, ti aspetti, ti auguri, speri che il tizio si veda, perché per potersi vedere deve dare il peggio. So se riesco un po' a farvi capire. È come la tartaruga per il brodo. Ma sapete, era una barzelletta che girava. Non ti disperare, a niente. No, e Serena si dispera, non ci può credere che me la racconta. No, è che è cretina, però secondo me è utile. C'è un tizio che va a un ristorante e a un certo punto ordina un brodo di tartaruga. E il cuoco sto brodo di tartaruga non l'aveva mai fatto. E passa il tempo e sto brodo non arriva. A un certo punto uno dei camerieri, uscendo dalla cucina, incastra le porte. E questo butta l'occhio e vede il cuoco con la cosa in mano, no? Il scimitarrone, ma cacchio si chiama il coltello quello, no, l'accetta, c'è un coltello. Sì, la mannaia, thank you. Così che aspettano, e appena la tartaruga mette fuori la testa, zac, è la tartaruga dentro, e questo non la riesce a acchiappare. A un certo punto, questo dice, vado a dargli una mano. Arriva lì e dice, guardi, posso, le do una mano? Sì, sì, mi dica, faccia pure. Questo mette un dito da dietro nel culo, e la tartaruga, il zac! E questo dice, forte, ma come ha fatto, come lo sapeva? Sono il cameriere di Andreotti. Non so se ve lo ricordate, Andreotti c'era questa cosa, no, che era così. Lui per mettergli la cravatta allungava il collo e quindi sapeva come fa. Non le so più raccontare, una volta era il mio spasso a raccontare le cose. Secondo me anche Maroni, no? Perché in Croazia quando fanno la marmonizzato, c'era anche lui, lo stesso cameriere, che tanto è importante quello per dire che cosa? Che per riuscire a tagliargli la testa la devi far uscire sta tartaruga, e capisci che è veramente un giocare col fuoco. Però se lo vuoi dominare, come fai? Se vuoi imparare a gestire, come fai? State attenti, perché quello che vi mettete in testa, che confondete con gestione, ha a che fare con la rimozione, sono due cose molto diverse. Cercate di tenere sotto controllo, e quindi quello fa compressione, tu accumuli, prima o poi ti scatta fuori la bestia. Perché l'animale non c'ha voglia di stare in cattività, tu continui a spingerlo all'inferno e lui vuole ritornare sulla terra. E allora cerchiamo di conciliare e vedere un attimo com'è la faccenda. E per farlo serve un certo stato. Per conseguire quello stato ci sono dei passaggini e quindi lavori per esclusione. Per quello arrivano quelle chiavi lì. Se sei in pieno turbine emotivo, che ragionamenti vuoi fare? Che azione vuoi fare? Nessuna. Stai lì. Subisci. Che non è un subire, ma per te sarà un subire. Subisci, tanto dura un tempo e non dura mica tanto. E intanto ascolta. Ascolta come si muove. Ascolta come corre. Ascolta e scoprirai che in realtà c'è qualcos'altro che lo blocca, perché se quella cosa tu la fai fluire, è un mare di potere. Capisci il perché del Merovingio?
Certo che lui ti dice casualità, noi ne saremo sempre assoggettati. Beh certo, causa, effetto. Qual è la causa? Di conseguenza quello è l'effetto. Qual è la causa? I tuoi aggregati? Qual è l'effetto? Il turbine emotivo. Quale diventa la causa? La coscienza. Qual è l'effetto? L'innamoramento. Causa e effetto. Non vuol dire che allora sei uno sfigato, è che sai, inizi a sapere. Il perché ha a che fare con la coscienza, scienza, ve l'ho già spiegato prima, scere, con è la preposizione e tutto insieme è il sapere, cioè il conoscere. E il conoscere non passa per i libri, passa per l'esperienza diretta. Un'esperienza diretta fatta con un briciolo di osservazione. Non serve tanto. Se non c'è, non c'è, ragazzi. Constati che non c'è neanche, non era voi l'altra volta che vi dicevo quello? Ma se non c'è neanche un briciolo di coscienza, constati che non c'è un briciolo di coscienza, è coscienza. Se lo puoi constatare, è già coscienza. Poi dopo lasciamo perdere, il resto dell'umanità sta costruendo l'anima del mondo, non lo so, no? Se crea una parte, crea la sua opposta, per adesso stiamo incasinando abbastanza tutto. Può essere che quello che stiamo vedendo è un'umanità che deve ancora tanto crescere. Però secondo me sono tanti anni, sono millenni che va avanti sta storia. Secondo me qualcuno ci ha messo lo zampino. Perché se cresce, se gli individui crescono, finisce la pignata. È lì il problema, capite? Per quello fanno quello che fanno la piramide e le multinazionali che controllano le altre multinazionali, che controllano i multinazionali, che multinazionalizzano, che con i governi sovranazionali multinazionalizzati, le società che sono gli stati che sono società di diritto privato e tutte queste menate qui. Perché se ce ne andiamo tutti, a chi cazzo comandano questi? È che non si può fare, perché tutti non è possibile, perché ognuno in questa umanità è fatta di tanti gradi, tanti livelli. La divisione in caste sono livelli. E allora per lo più la gente riceve l'esame nel fuoco, non ha capito che sta affrontando un esame, quel fuoco cresce, utile. A loro è utile. Il disordine è utile. Fateci caso, anche lì osservatele bene le cose. 25 aprile, 1 maggio, qualsiasi altra cosa, se c'è dietro un partito, un'organizzazione di quelli che loro chiamano i partiti seri. Cosa vuol dire un partito serio? Coi condannati, il coso, se sei serio siamo a posto, con la corruzione e tutto quello siamo a posto, se quello è un partito serio, non succede disordine. La manifestazione promossa da comitati, associazioni indipendenti, degli inquilini, di quelli che senza lavoro, che non fanno nessuna affiliazione, riferimento con queste forze, come vanno a finire ogni volta? Legnate. Come mai? Come mai questa roba qua? Puntualmente è perché sono facinorosi? No, perché li infiltrano. Infiltrano quelli che devono far casino. Così sono autorizzati a menare. Non è che la polizia lo sa, la polizia fa il suo lavoro. Forse ai vertici, non lo so, poi non lo so, è quindi inutile che faccio delle affermazioni che non so. Però la dinamica si vede, è strano che ogni volta che c'è qualcosa che è fuori da quello che è deciso e definito qui, deve andare a carte 48. Così non si capisce che cosa stavano comunicando questi. Qualcuno sa niente di quali erano le tematiche? In un senso e nell'altro, quali erano le tematiche al famoso G8?
di Genova, di cosa si discuteva? No Global, tutto qua era, no? C'erano testoni che parlavano di cose interessanti, di ecosostenibilità, di superamento del picco, del petrolio, di una società diversa, di ripensare, applicare il modello dei comuni alla gestione di una comunità europea. Quanto tempo è passato da allora? E qualcuno sa che cosa si dicevano i grandi del mondo lì dentro? No? Sappiamo noi che accordi hanno firmato? No? Non si sa niente. Che cosa si sa? Che è andato a carte 48 a schifio. Così il popolino rimane schiacciato sempre nelle sue quattro piste, con i suoi belli aggregatini. È dura, eh? Per quello vi ho detto, l'unica rivoluzione è una rivoluzione della coscienza. O ci ribaltiamo come i calzini, o ci continuano a usare, come masse ci continueranno sempre a usare. E ripeto, secondo me, con l'aria che tira, visto che, e qui è, le sapete dire perché ogni tanto me lo dite, non riesco più a sognare come sognavo una volta, e comunque anche i sogni che faccio non sono gradevoli, c'è sempre questo stato emotivo comunque fastidioso, c'è una pesantezza che ti porti, per forza. È l'aria che respiri, ma non perché l'aria è inquinata, è intrisa di tutto quel materiale lì emotivo. Ragazzi, l'Italia è l'intelletto, il Movimento 5 Stelle è l'unico fenomeno al mondo. È strano, perché al di là di quello che raccontano, che sono la rabbia, quello che è, ma quando si sente parlare il Grillo e qualcun altro lì, si sentono delle idee interessanti, si appoggiano a teste che sono interessanti. Qual è la caratteristica dell'italiano da sempre? Creativo. Esploratore, quello è il chakra dell'Italia. Perché c'è la fuga dei cervelli? Perché non è più aria buona per quei cervelli e se ne devono andare, ma non stanno bene dove vanno, perché è l'aria, la vocazione, quella che diceva Daverio lì, che il Santoro non si è accorto quanto l'ha segato. La vocazione, quella lì, di naviganti esploratori, di creativi, di pensiero. C'è dappertutto gente populista, come li chiamano loro, ma non c'è in nessuna parte del mondo un populismo come quello del 5 Stelle. Come mai? Perché c'è la marcia dell'Italia, dell'italiano, di quelle teste lì, di quei cervelli lì. Sono state pensate bene le cose, non vogliono essere discusse perché sono troppo sensate. E lì non c'è un arroccarsi e radicarsi in una posizione, c'è una volontà a dire qua è quello che abbiamo per la testa, discutiamolo, ragioniamolo, ma facciamolo per il bene comune, che siccome questi non ne vogliono sentire parlare di quel bene comune, devono ragionare come ragionano, devono dare l'informazione che ragionano, non vogliono mai discutere. Capite? Poi dopo è facile, devi fare l'opposto, eh? È come la storia lì del tizio dello stadio, l'unica cosa che lo frega il tizio era la maglietta che incitava quella roba lì. Ma se ci pensate, non è una roba così fuori dalle asce quella cosa lì, eh? Come è cominciato? Come è cominciato il problema dentro lo stadio? Ah, non lo sapete, vedi? C'è stata una sparatoria fuori. Un tifoso della Roma ha sparato a un tifoso del Napoli. Cioè, questi non sono andati lì perché volevano far casino alla partita. Sono andati. Saranno delinquenti, come dici, e tutto quello, persone è, quello, il giornalista si è preso un pugno in faccia, tutto quello che ti pare, ognuno manifesta quello che è, ok? Nel bene e nel male manifesta ciò che è. Però questi erano andati tranquilli, pacifici, per quanto possono rimanere nella loro essere pacifico, però a fare il classico, a guardarsi la partita da tifoso ultra. Poi è venuto fuori tutto il pieno, quindi com'è che viene rigirata tutta la notizia poi?
e il questore, il coso, perché il questore non l'ha bloccata prima, che sapevano già alle 8, alle 9 che il tizio era messo male e c'erano tutte le altre cose? Perché, ragazzi, ve l'ho già detto, continuamente va in scena il balletto della finzione. E noi ci agganciamo perché ci polarizziamo in uno o nell'altro, per quello che cazzo di domande mi fai quando mi chiedi delle cose, perché per risponderti mi devo polarizzare. Devo solo vedere che è il balletto. Ma che si fa? Non lo so, non fare niente, vedrai che emerge. Se non emerge, comunque almeno hai iniziato a non subire più questa spirale. Ma perché pensavi di poter fare di più? No, guardate che siamo uomini volgari della terra. Qui nel fuoco ci tocca l'esame. Quindi già inizia a lavorarti questa cosa e vedi che qualche passettino in avanti magari si riesce a fare. Allora poi dopo educe, emerge qualcos'altro, che è un bel ragionamento. Il ragionamento non è il fine, eh? È strumentale per arrivare qua a esserle letto, cioè a dimorare in silenzio. Nel silenzio non c'è ragionamento, c'è solo sapienza. Sai, punto, perché sei. La parola si sposta quando serve, quando non serve c'è silenzio. E non c'è altro. Parlo quando ne ho necessità, quando devo veramente esprimere qualcosa, comunicare. È che il problema è uno dice, e allora è un disastro. Uno pensa subito alle cene con gli amici e dice, che cazzo facciamo? Se stiamo in questo stato, non ci sono più argomenti. Bravo? Come mai non ci sono più argomenti? Non erano tuoi. Non erano tuoi quegli argomenti. Come mai, se tu sei ciò che sei, non ci sono più argomenti? Perché non sono tuoi. Te li hanno messi nella testa. Tutte le tue aspirazioni, tutto quello che pensi è stato pensato, confezionato e ficcato nella tua testa. E lì stai constatando che devi ripartire da dove hai lasciato, cioè quando eri bambino, quando hanno iniziato a romperti le scatole, a cercare di farti essere quello che loro volevano che tu fossi e non quello che tu realmente sei. Capisci che ti serve tu, dobbiamo tornare all'asilo qua, non possiamo andare all'università, dobbiamo tornare all'asilo col pongo, i colori, con gli attrezzi, lo in officina, perché tanto papà in officina non ti ha fatto mai lavorare, tu gli passavi solo il cacciavite. Almeno mio padre era fantastico così, dai vieni e mi dai una mano, va bene? No, dopo un po', anche un po' di rava, questo non facciamo i buchi di qua, no, tu fai l'assistente, ma come faccio l'assistente? Dopo, quando impari, ti faccio fare le cose. 20 anni l'assistente. Alla fine mi sono fatto la mia officina. Crescendo ho detto, vabbè, abbiamo capito. Per capire come funziona un trapano, una sega circolare, una troncatrice, un seghetto alternato, un'impastatrice, tutto quello che è, sai che c'è? Vado lì, faccio il carico, ho fatto il bancale e ho iniziato a fare le cose da solo. Perché se no, se aspetta mio padre, passa il cacciavite, passa la pizza, passa la pizza. Capisci? L'asilo, Zion è l'asilo. È l'isola che non c'è, dei bambini sperduti.
dobbiamo ripartire da lì, cercando di iniziare a fare qualche straccio di lavoro, perché sennò, ragazzi, la inquiniamo tutta. Non sappiamo chi fu per primo a cominciare, dice Morfeo, sappiamo solo che fummo noi ad oscurare il cielo. Oscurare il cielo vuol dire questa roba qua, materiale cacca, e quindi te l'ha già detto come fare. Quando c'è la pancia che inizia, non fare niente, perché è inutile che ragioni perché fai pensieri di merda, è inutile che agisci perché fai azioni del cazzo, e quindi stai lì, non fare niente. Aspetta di vedere se la cosa sbollendo, ma guarda che questa è saggezza popolare, che ti dicevano una volta, prima di reagire, prima di parlare, conta fino a 10, e che su di te l'hanno utilizzato per dire devi stare zitto e non fare niente, perché tu sei, no, io sono l'autorità, tu silenzio. Però, rivalutando la cosa, all'interno del contesto è lì il gioco. Senza comprimere, senza rimuovere, perché attenzione, perché il gioco poi diventa non devo reagire, no, allora vai, guarda, fai peggio, dai il peggio di te e poi te ne accorgi. Le nostre migliori comprensioni o prese di coscienza nella nostra vita sono avvenute quando abbiamo fatto catastrofi, abbiamo rovinato matrimoni, disfatto automobili, perso case, perso lavori, rovinato rapporti. In quel momento se c'è un briciolo di coscienza, la persona dice: che cazzo ho fatto? Stai lì però. Invece scappi subito, no, devo aggiustare, allora devo rimediare. No, stai lì, cazzo c'eri, fermo. Stai in, che cazzo ho fatto? Non iniziare a fare tafazzi, capite? Non è faticoso. Riuscire a stare fermo in un momento, in un punto, minchia, non ti riesce. C'è stato una volta un incontro che abbiamo fatto lì a Monteleone, che la mattina mi sono divertito, nel senso buono mi sono divertito, per far vedere. Ho preso una persona a caso, che non era tanto a caso, cioè se vedeva lontano un miglio che c'aveva l'emotivo fisso, cioè questo era sempre fuori controllo. Se noi ogni tanto andiamo fuori controllo, questo sta quasi sempre fuori controllo, che per lui tra l'altro era anche vantaggioso. L'ho messo lì, non riusciva a stare fermo. Gli dicevo: sì, guarda qua, guarda la mano qui, così, fai così, e non riusciva. No, perché? Sì, stai fermo, gli facevo. Non riusciva, due secondi dopo non riusciva. Non riusciamo a stare fermi. La fermezza è forza. Allora puoi iniziare a fare. Parli, muovi. E se presti troppa attenzione, stai già controllato un'altra volta. Voglio fare il controllato, mi sto muovendo con attenzione. Queste erano formidabili nella scuola lì della quarta via, dove erano tutti. Sembrano dei minorati. E sì, perché poi tu. Perché poi lo vedi, quando uno ha la posa, capì? Hai cambiato quella apparenza, composta apparenza ordinaria, che ha imparato dal sistema, con una nuova, più intrigante, ma sempre composta apparenza. E quindi questa cosa di parlare ma non parlo, muovo il gesto, parlo lento, osservo i concetti. No, neanche rifletto, no. Cioè, lì è automatismo, capite? Cioè, è per quello, è il capolinea qui, ragazzi, dobbiamo vivere, vogliamo iniziare a vivere o che cazzo vogliamo fare? Questa è la domanda, vogliamo continuare a farcirci la testa di cose o vogliamo iniziare a vivere? Se iniziamo a vivere, iniziamo a vivere le vite che abbiamo, che già è un bel passo avanti, poi magari nel tempo queste vite si incrociano e riusciamo a vivere anche delle altre avventure insieme. Cari miei Peter Pan, ma che cazzo siete venuti a fare qua? Rompervi i coglioni così, veramente? Ma divertiamoci, inventiamoci qualcosa.
Progetto Zen vuol dire quello, inventiamoci qualcosa. Partiamo dalle basi, perché per inventarci qualcosa abbiamo bisogno autonomia energetica, alimentare, tutto quello, così non dobbiamo dipendere. Poi il resto, inventiamoci qualcosa. Le cose vengono piano piano, capite? Per gradi. Piano piano accelerando. Meglio, perché non c'è un bel odorino. Sentite che l'aria puzza un po' ultimamente. Vabbè, staremo a vedere. Anche quello magari è parte del divertimento, alla fine invece ce la siamo già inventata una cosa, cioè che tutto sto casino. Quindi, ma allora cerchiamo di godercelo, cioè di vivercelo giocandoci. Lo so che non è facile, in quel senso è vero, non è facile, non è un problema di essere di fatica, è che ci sono delle robe che uno dice 5.000 anni siete ancora messi così, sono cascato nel tempo sbagliato. Non c'è differenza, non c'è differenza tra quello che vediamo oggi e 2.000, 3.000, 4.000 anni fa, niente, niente, no. Hanno installato sta cazzo di piramide e sono migliaia di anni che va avanti così. Pare che per certi versi è frustrante. E sono bravi, perché tutti quelli che hanno provato a combatterla fino a oggi sono morti. Che dice Morfeo quando parla di Smith? Perché Smith rappresenta le regole del mondo. Dice proprio quello. Non te lo nascondo, chiunque si è trovato davanti a un agente è morto. Però poi gli dice, aspetta qualcun altro. Chi è morto quando si è trovato davanti a un agente? Quello che era fuori controllo è morto, quello completamente soggiogato dalle sue emozioni, cioè il rivoltoso, Barabba, la rivoluzione della spada. E l'umanità ha scelto quello, tra Barabba e Gesù, Gesù che rappresenta la coscienza, il Cristo è coscienza, non c'entra l'uomo storico, c'entra l'archetipo. Ve l'ho già detto, quando leggete le cose individuate il soggetto, allora il soggetto è il significato che dà quella parola. Qual è il significato che dà la parola a Gesù? Coscienza, non uno che è nato il 24 dicembre dell'anno zero, alle 00. Potevo rimanere offeso. Quindi, questo è il soggetto, qualcun altro è questo. E infatti quello che gli dice è che è tutto preso dalla sua emotività, della sua importanza personale, perché lo vedete, è bravo Keanu Reeves nel film, perché all'inizio è strafottente nei confronti di Neo, perché da una parte c'è quel fuoco ribelle, giusto, ma va ben canalizzato, perché sennò diventa continuamente grasso per la ruota del criceto. Invece è prendere un'altra direzione, è accorgermi, mi accorgo, non fare niente, stai lì nella tua inadeguatezza, stai già dando un'altra direzione a quella forza. E dicevo, lui che è arrogante con la sua importanza, che gli dice, cosa stai cercando di dirmi, che posso evitare le falloppole? Lui che gli risponde, no, quando sarai pronto, e il pronto è quando sarai pneumatico, quando vivrai in silenzio, non ne avrai più bisogno. Gli educati evitano le pallottole. Quello lì, le pallottole cosa sono? Le impressioni. È tutta quella influenza che noi respiriamo, per usare la metafora, e ci controlla. Arriva, vengono continuamente colorate dai pensieri, in assenza di tutte queste connessioni qui, questi aggregati psichici, si produrranno nuove connessioni neurali. E fermi. Dici no. E le vedi che rallenta. E poi vedi che devi fare. Ma un altro mestiere. È veramente qualcun altro, c'è qualcos'altro che non si era ancora visto sulla faccia della terra. Si capisce? Abbiamo un gatto. Senti, con Dio.
Vabbè, buonanotte, ci vediamo mercoledì. L'ultimo incontro che facciamo è l'11 giugno, però inizio a anticipare, così. Mercoledì 11 giugno. C'è anche l'11 giugno.